Andiamo avanti adesso, rimaniamo però a Prato, il caso dei due dirigenti, dei due ispettori, anzi dell'ASL, che impegnati nel progetto della Regione Toscana per i controlli nei capannoni cinesi sono stati arrestati. È stato affrontato in un'intervista ai microfoni di Olivia Soldi anche dal Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Sentiamolo. C'è il solito problema del chi controlla il controllore. Il controllo del controllore è la Procura della Repubblica, che ringraziamo perché ha fatto un lavoro egregio anche in questo caso. Poi dentro la pubblica amministrazione noi possiamo mettere tutti i meccanismi di prevenzione, e anche in questo progetto l'assessore si è preoccupata di stabilire una serie di regole che spingano in direzione della trasparenza. C'è la testimonianza di un cittadino cinese che ha proprio denunciato. Ecco, questo, come ho commentato altre volte, è un aspetto positivo. Io invito i cittadini cinesi a farlo, perché da un lato gli chiediamo noi di mettersi in regola, li controlliamo e li multiamo. L'80% di loro su questi aspetti si mette in regola. Se noi abbiamo qualche mascalzone nelle nostre fila, è bene che i nostri amici cinesi salgano le scale della procura e vadano a fare le denunce, come denunciano altre situazioni. La legalità è un obiettivo da cui non si può derogare mai, veramente.